Oggi vi illustrerò accensione, spegnimento e funzioni del Flame, in questo caso modello 7950, quello con le caratteristiche meno prestazionali, ma il menu è il medesimo rispetto al 7951. Allora, innanzitutto si toglie dalla scatola, si toglie il tappo. Premendo 5 secondi il tasto di accensione, si va ad accendere il nostro strumento. Si vede la scritta Welcome e si comincia subito con una normale visione termica. Bisogna lasciare circa 15 secondi di tempo per l'avvio del sistema prima di poter usare le modalità, soprattutto per quanto riguarda il tasto M, che ci permette di fare i quattro tipi di visione. In automatico adesso è partito in fusion. Se io premo una volta mi va su red hot, un'altra volta si va su white hot, un'altra volta si va su black hot. Ok? Quindi basta premere un colpetto. Questo tasto ha la doppia funzione, è questo, M. Premendolo a lungo si va a scorrere una tendina di varie funzioni con i tasti fotocamera, lente di ingrandimento. In questo caso funzionano da menu avanti e indietro e si possono scorrere. Ci sono vari tipi, fra la luminosità, il contrasto, la versione, si può scegliere la lingua, si può scegliere la calibrazione. Quello più interessante e che servirà per usarlo con il telefono è la funzione hotspot. Con il tasto M si attiva l'hotspot. Adesso l'ho attivato. Una volta che si attiva l'hotspot, si va a crea una rete wifi. Quindi adesso è semplicemente si va ad attivare il wifi sul dispositivo, sul nostro telefono. Si va nel menu impostazioni, wifi, e vediamo quale rete trova. Fra le reti che va a trovare, ti dice già esattamente qual è la rete con il serial number. Nel mio caso ho già fatto la registrazione. Nel caso chiedessi una password, che è questa qua, è sufficiente mettere come password esattamente dalla E in poi, dalla prima lettera, VLAN, la rete, dalla prima lettera più la serie di numeri. Quindi sull'applicazione T-Vision, questa qua verde, eccola qua, si aprirà. E questa è la schermata iniziale, basta fare search, sta cercando il dispositivo e va in automatico l'acquisizione perché prende automaticamente la password. In questa maniera qua, come vedete, quello che io sto inquadrando, adesso vi faccio vedere che cambio, adesso sono in, come vedete, black hot, sto puntando il condizionatore. Se cambio modalità, questo è fusion, questo è red hot. Adesso se mi avvicino, come potete vedere, vedete il rosso, eccolo là, è difficile inquadrare, eccolo qua. Se premo ancora va su white hot, ok? Premendo ancora black e premendo ancora fusion, è più scenografico. In questa maniera qua, adesso io lo metto sul tavolo, posso fare foto. Posso anche abbassare il volume che è eccessivo. Posso fare video che parte in automatico e che poi riblocco. E posso controllare i livelli di luminosità, di contrasto, l'ingrandimento direttamente da qua, che è molto comodo. Posso controllare direttamente da qua le varie funzioni di white hot, red hot e la calibrazione. Posso andarmi a rivedere le foto. Queste sono foto precedenti che avevo fatto. In questa maniera qua io posso usare il telefono, lo appoggio qua, inquadro pure e vado a fare le varie prove. Tipica quella della mano, adesso non so se riuscite a vedere, c'è la mia mano sul vetro, che poi se tolgo si dovrebbe vedere il segno, questa fa sempre un certo colpo. Ok,
semipunto, vediamo, lo metto in Fusion, eccolo qua, questa è la mia mano, i grandi classici. Ad ogni modo, adesso abbandoniamo l'applicazione che è semplicissima da usare e torniamo alle funzioni che normalmente uno usa usando i tasti fisici. Quindi, in maniera molto semplice, con la lente di ingrandimento evidentemente si fanno gli ingrandimenti, M si passa da una funzione all'altra del tipo di visione, oppure premendolo per più di 3 secondi si entra nella modalità a tendina del menu. Con la macchina fotografica, cliccando una sola volta, si fanno le foto, tenendola premuto per più di 3 secondi si va in modalità filmato e tenendola premuta ancora per più di 3 secondi si blocca il filmato. Il tasto accensione anche lui ha la doppia funzione, premendolo una volta sola si mette lo schermo in stand by per minimizzare il consumo di batteria, tenendolo premuto per più di 3 secondi si spegne effettivamente lo strumento. E questo è quanto sostanzialmente. Nella parte inferiore troviamo l'attacco fotografico e, ben protetto dalla custodia, c'è un attacco USB Type-C, che ormai sono quelli che vanno per la maggiore, permette di caricare velocemente le foto. Importante, per renderlo impermeabile, chiudere bene lo sportellino. Tutto qua. Salve, arrivederci.